Ciao ragazzi, 9 giorni alla gara, sono sempre in scarico di carboidrati, quindi le energie sono quelle che sono, il pump è praticamente azzerato, diventa sempre più dura, però insomma questi sono gli ultimi giorni, poi dopo si parte con una bella ricarica e non vedo l'ora sinceramente. Questa sera poi siamo anche a un party perché un nostro amico ritorna in Sudafrica, quindi cosa positiva perché comunque verrò distratto, non sarò in casa con il frigo a portata di mano, perché ieri sera ho fatto veramente fatica, devo ammettere, dopo la mia cena a insomma star lì e praticamente sorseggiare una tisana e un bicchiere d'acqua, quindi la fame si fa sentire, tutto positivo, vediamo un attimo come vanno nei prossimi giorni. L'una e mezza, sono rientrato a casa ed ecco qua che la storia si ripete, stesso pranzo di ieri, quindi questa rucola con aceto di mele, una scatola di ceci con del curry e una fetta di pane proteico. Devo dire che nelle ultime 48 ore ho sofferto un po' la fame, anzi decisamente, ovviamente questi sono i giorni di massimo scarico proprio per prepararmi poi alla ricarica che mi fa entrare pienamente nella peak week e quindi per abbassare ulteriormente il bilancio calorico ovviamente ho dovuto abbassare la quantità di grassi, quindi non è tanto la quota bassa di carboidrati relativamente bassa perché con quella ormai ci sono abituato, non è tanto il deficit calorico perché ormai da diverse settimane ci sono abituato, ma il mio corpo si era abituato comunque a viaggiare su una quota di 60 fino anche a 80 grammi di grassi e quindi adesso dovendo ridurli a 50 grammi per questa fase che durerà fino a venerdì, quindi da sabato bene o male si ritorna ad alzare un po' tutto, ovviamente sto soffrendo parecchio. Per esempio vedo nel frigo il tofu, quello con le erbe, i grani, oppure il tempeh con l'olio di cocco. Ecco, desidero questi alimenti più che la ricarica di carboidrati. Ovviamente quando arriverà la ricarica di carboidrati, però insomma è ancora in là nel tempo, si parla di lunedì, ovviamente mi godrò quelle giornate al massimo e andrò avanti fino al giorno della mia partenza per Fort Lauderdale, quindi probabilmente ad Oslo quando faccio il cambio, cioè il layover, continuerò appunto a ricaricare, però al momento gli alimenti decisamente che vorrei mangiare in questo momento piuttosto che una scatola di ceci sono appunto quel tempeh, quel tofu, l'olio di cocco, grassi a gogo, però devo aspettare perché quelli serviranno appunto anche durante la ricarica. Intanto che lavoro sul sito continuano ad arrivare dei pacchi di Amazon, ovviamente quando uno ha fame tende a comprare online tutto quello che vede di buono. Questo è il burro di arachidi in polvere, iperproteico e con meno grassi rispetto ovviamente al burro di arachidi tradizionale. Ovviamente questo, come ho già detto in altre occasioni e poi anche a chi mi scrive in privato, non è sicuramente un alimento che consiglio di consumare regolarmente durante una fase diversa o comunque una fase di off-season, una fase che non sia appunto quella della preparazione agonistica in una fase clou come questa. Ovviamente non dovete emulare il mio tipo di dieta, quello che mangio, perché ovviamente questo è un, diciamo, preparazione estrema. Questo è particolarmente buono perché appunto è un prodotto sì industriale, però ecco, dà sapore agli alimenti e soprattutto è molto buono perché rispetto ad altri prodotti industriali, ecco, per questo ci sono stato particolarmente attento, ha solamente 3 ingredienti, come potete vedere, quindi arachidi, zucchero di cocco e sale, quindi 3 ingredienti. Quindi non è malissimo, però ecco, ovviamente una volta ritornato in off season, ovviamente non lo consumerò come adesso, però in questo caso mi sono preso 850 grammi giusto per evitare di rimanere senza. E si può comprare anche su Amazon UK, infatti l'ho ordinato anche per la ragazza di mio fratello per un regalo, su Amazon UK arriva in Italia in circa 3-4 giorni.
Bene ragazzi, sono le 5 del pomeriggio, cena anticipata, non giudicatemi, però come vi dicevo questa mattina dopo sono a un party all'ufficio di Flavia, quindi piuttosto di cadere in tentazione, anche se non capiterà, comunque piuttosto di soffrire senza motivo con tutti gli stuzzichini, tutte le cose che ci saranno a questo party, ho pensato di mangiare prima così vado mangiato o comunque vado con qualcosa sullo stomaco e non cado in tentazione di assaggiare di qua e di là. Quindi bellissima la vita degli atleti agonisti, ovviamente sappiamo che si tratta solamente di alcuni giorni all'anno, però ecco, questa ovviamente è la dieta flessibile sotto gara. Dieta flessibile ovviamente ha la sua ragione di esistere ed è fondamentale per la sostenibilità della dieta, continuerò sempre a predicarlo finché campo, però ovviamente la flessibilità viene meno mano a mano che ci avviciniamo a un appuntamento agonistico, quando dobbiamo scendere a determinate percentuali di body fat estreme come quelle appunto richieste per una gara. Quindi ovviamente in queste situazioni, nonostante in off season o in altri periodi della preparazione mi sarei mangiato tranquillamente quello che avrei trovato sul posto al party, facendo ovviamente delle scelte oculate o attente, in questo caso ovviamente a 9 giorni dalla gara non posso permettermelo, quindi mi mangio questa bella roba che vi faccio vedere. Quindi cena dei nonni con un altro sacco di rucola, 200 grammi di tempeh, e qui invece ci sono dei noodles di konjac al quali ho messo sopra 30 grammi di quel burro di arachidi in polvere che vi ho fatto vedere prima. Mi è venuta questa idea geniale per renderli un po' più saporiti. E effettivamente non è male, perché comunque questa tecnica la usavo anche su i petti di pollo in passato, anche sul tempeh l'anno scorso, quindi adesso bagnandolo con un po' d'acqua, un po' di salsa di soia, decisamente acquista un sapore molto più buono. So we put together a little presentation on that.